È un modello originale, unico, creato apposta per me da un famoso sarto di Parigi. Stefanie di Monaco pagherebbe qualsiasi cifra per averlo. Stasera Paul non mi potrà resistere. Fa vedere. 57.000 in saldo. Deve essere un modello della famosa sartoria francese Standard de Paris. Spiritosa. Comunque Paul non se ne accorgerà. Ah, sei qui, Paul! Ciao, Carletto. Ma che ciao ciao? Senti, mi hanno detto che stasera esci con Samantha per provarci, è vero? Ti hanno detto bene. Eh no, mi hanno detto male. Io sono giorni e giorni che me la sto lavorando e adesso sul più bello ci esci tu. Guarda, ho pure speso una tombola per comprare sto profumo che a lei gli piace. Secondo me ci deve provare chi ha più possibilità di riuscire. Facciamo decidere agli altri? No, facciamo decidere i dadi. Eh? Una partitina? Ok, tira tu per me. Considerando quanto sei sfigato, la mia vittoria è certa. 1-1! Praticamente hai già perso, Paul. Dici? Dico. E adesso? 0-0. Ho detto male. Eh già. E allora? E allora? Poi ti faccio sapere se piace a Samantha. Grazie, ci terrei molto. Ho investito 50.000 lire per profumarmi. Puzza. Non ti vesti, è quasi ora di uscire. Non so quale puoi citare di più, Roccia. Sono indecisa tra questo che si strappa e non si rompe, per tipi violenti, e questo panoramico, per tipi che non comprano a scatola chiusa, o questo che si mangia, per tipi famelici. Posso dare un'occhiata? Certo, guarda. Ah no, questo è da istitutrice svedese. Questo no, questo neanche. Il viola porta sfortuna. Ecco cosa ci vuole per Roccia. Un reggiseno mimetico. Ci metterà un po' per trovarle. Oi. Allora Roccia, che fai? Ti dai una bella lucidatina ai muscoli? Fai vedere? Sai, ho deciso di fare colpo su pallino. E allora sbagli tecnica, Roccia. È già lei una sportiva, sai? Non la impressioni mica con i tuoi muscolacci unti. Vuole l'uomo coltivato, istruito, eh? Perché? Io non sono istruito. Lo so quasi a memoria, il manuale di culturismo. Oh, 120 pagine. Beh, ti piace il mio nuovo look? Direi proprio ma di brava, sì. Ma brava, non t'avevo mai visto così appetitosa, Balli. Sai, mi sono stufata delle solite tute da ginnastica così. Tutto qui? Beh, veramente vorrei essere notata da Diego. Spalma, spalma, più spalmi e più ti intosta. Lo sai che hai ragione, Roccia. Mi sento molto più acciaioso. Fatti un po' vedere. Beh? Sai che ti dico? Se fai un po' di peso, puoi cambiare la tua vita. Ehi, Diego, sei pronto? Ho preso una decisione storica, amici. Cioè? E stanotte niente donne. Non mi credete mai quando parlo di castità. Ehi, pigroni! Vogliamo muoverci? Tra poco le ragazze usciranno dal college e voi non siete ancora pronti. Ma chi sei, il pifferaio magico? Forza! Muoviamoci! Quel mascalzone di gamba di legno. Colonnello, siamo in onda. Siamo in onda? Oh, signore e signori! Buongiorno! Stavo consultando le tavole isobariche. Sono felice di comunicarvi che le previsioni del tempo per oggi sono splendide. Avremo cielo sereno, mari calmi e soprattutto sole, tanto sole, ma che è? Scusate un momento, l'alta pressione è precipitata, anzi più che precipitata, inabissata. Perciò prevedo pioggia. E violenti rovesci a carattere temporalesco di intensità eccezionale. Dottoressa Müller, venga subito nel mio ufficio, per favore. E perciò mi sembra troppo pericoloso farle uscire col tempaccio che sta arrivando. Non si può mai sapere. Ragazze, sbrighiamoci. Poi tornate indietro, prego. Silenzio, ragazze, silenzio! Signora Ricci, dopo aver visto previsioni meteorologiche, ha deciso per precauzione non fare uscire nessuna ragazza di college causa cattivo tempo. Ehi, ma che significa? Non può decidere così, all'improvviso. Silenzio, non ho finito! Pertanto, voi adesso tornate in vostre camere e fate compito di matematica e geometria. Buonanotte. Buonanotte. Gute Nacht. Poteva inventarsi una scusa migliore se non voleva farci uscire. Proprio stasera che Marco e gli altri ci avevano promesso una sorpresa. E io mi sarei messa il vestito nuovo solo per fare il compito di matematica.
Non vi preoccupate, ragazze. Al nostro appuntamento noi non mancheremo. Ho un'idea. Mi preoccupano sempre le tue idee. Allora, piano di evasione. Oddio, ragazze, tiratemi su, soffro di vertigini. Dai, Beatrice, abbiamo fatto la conta e hai perso. Sbrigati a scendere prima che ci scoprano. Non vorrei che invece domani scoprissero il mio cadavere. Su, non perdere tempo. Fai finta di essere Messner, no? Sì, ma Messner si arrampica in salita. È più facile. Che ventaggio! Meno male che le mie ragazze sono al sicuro. Forza! Ah, ah! Lo sapevo io che per dargli retta mi facevo male. Allora, ci sei? Sì! Mestre, però, usa i guanti di amianto! Ma come ti sei conciato, Marcello? Ti sei travestito da giocoliere? Non proprio. Sembri uno del Grand Hotel di Monte Carlo. Il direttore? No, il portiere. Fate pure le spiritose. Lo sapete che stasera per entrare ci vogliono 50.000 a testa? 50.000? Marcello, non ti sembra un prezzo troppo alto? No, è un prezzo adeguato. Pagare per vedere. Soddisfatte o rimborsate? Ma certamente! Cash! Sganciare! Ma non si vede niente, è tutto buio, io ho paura. Che illuminazione plebea! Già, è proprio un mortorio. Ma non ci doveva essere una festa qui? Non vi preoccupate, ragazze, soddisfatte o rimborsate? Ragazze, fidatevi di Marcello. State per avere una fantastica sorpresa. Preparatevi, assisterete a un concerto che passerà alla storia. Vai! Benvenute con le Gialli! Ma che pubblico stupendo! Direttamente dall'ingresso, Cadetti Jazz Complesso! Rock Cadetto! È un ritmo strano, balla e passa come un rano. Ecco il coro collegiale! Ecco l'urlo d'animale! Adesso, cadetti, insieme facciamo un altro bel grido ancora più strano! Dai, non fate i mangosi, più su con la voce! Lanciate quest'urlo ancora più atroce! E la ganassa! Già, e sai perché? E la ganassa di pure te! Guarda la ganassa, guarda la ganassa, guarda la ganassa! L'urlo perfetto, l'unico adatto a te! Cosa non c'è? Ma lei dov'è? Trova il telefono, suona il citofono, bussa alla porta, voi non sarà mica morta. Guarda la ganassa, guarda la ganassa, guarda la ganassa, l'urlo che ammazza, la mia ragazza a sera non è con me. Guarda la ganassa, guarda la ganassa, guarda la ganassa, sai che ti dico, sono un traffico, urlo che senza te. Guarda la ganassa, yeah! Scendo per strada e cerco una traccia. Passa qualcuno, scusa, non fumo! Entra là! E guarda la ganassa, dove sei stata? Guarda la ganassa! Guarda la ganassa! Guarda la ganassa! L'urlo che sfoga tutta la foca quando io sono con te! Stasera usciamo insieme, vero? Yeah! Io sono pronta, dove mi porti? No, stasera sono prenotato, sono di Samantha! Ah, ah sì, eh? Aia! Ah no, guarda, Paul, che io stasera sono impegnata con Roger! No, stasera sono di Vallì! Questa serata voglio dedicarla tutta a Diego! Puoi fare di me quello che vuoi! Niente, ma quando faccio un fioretto lo mantengo! Stasera niente donne! Senti che suoni! Ehi, non proprio soddisfatte, eh? Quindi? Rimborsate! Matematico. Tutto a posto, ragazze, non c'è nessuno. Rientrare sembra più facile che uscire. Aspetta, la prudenza non è mai troppa. Infatti, ci potrebbe vedere giusto. Qualcuno. Non succede così nei film. Bisogna segare le sbarre, uccidere i secondini, scavare i tunnel. Non dire idiozie. C'è la preside e la Müller. Arrivano in macchina. Avranno scoperto la nostra fuga. E ci cercano con i cani poliziotto. Che guaio, adesso calma, che cosa ragazze, facciamo? Non facciamoci prendere dal panico. Vado io a sì, parlarci. Ma tu non ci hai visto? Aria!
Fionna! Ah, signora preside, dottoressa Müller, non potete neanche immaginare come ci sentiamo in colpa per avervi fatto stare in pensiero. Arianna, grazie al cielo, sei salve, le altre? Siamo qui, signora preside, eccoci. Dio mio, state bene e potevate essere... No, 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 non voglio nemmeno pensarci. Per fortuna è passata, è passata. Ma come, signora preside? Non è arrabbiata con noi perché ci siamo allontanate dal college? È stata grande fortuna, un fulmine. È fulminato su vostra camera e caduto tetto. E le altre ragazze? Oh, grazie al cielo, sono in salvo. Naturalmente stanotte non potremo dormire qui, però ho trovato una sistemazione di fortuna su. Andiamo, salite. Sistemazione di fortuna? Che vorrà dire? Salite presto. Matematico. Presto. Beatrice, sbrigati. Oh, meno male. Le mie valigie ci sono. Pensa ai vestiti in un momento così drammatico. Andiamo, Schnell. Mi mancheranno i sali da bagno, ma pazienza. E ci sarà la sala massaggi nel posto in cui andiamo? Altro che sala massaggi. La sala massaggi non c'è di sicuro, ma di massaggiatori quanti ne vuoi. Basta, ragazze. Contegno. Contegno, mi raccomando. Il nostro presidio non poteva rimanere indifferente di fronte al grave sinistro capitato al college della signora Ricci. Noi siamo dei soldati. E sia in tempo di guerra che in tempo di pace, è un dovere delle forze armate quello di prestare soccorso alla popolazione in pericolo. Ed è perciò che noi stoicamente ci sottoporremo a qualche piccolo sacrificio per rendere il più possibile piacevole il soggiorno in caserma di queste nostre gradite ospiti. Benvenuta, signora preside. Oh, il mio colonnello. Faremo di tutto per farvi star bene. Noi esaudiremo ogni vostro desiderio. Conta fatti, no parole. Ho capito. Quante divise ci sarà da strofinare. Perché il suo soggiorno qui sia più piacevole, mi permetta di offrirle il mio appartamento. Colonnello, è meraviglioso. La sua gentilezza mi arriva al cuore. Ma lei non sa che gioia provo nell'ospitare una dama affascinante come lei. Mi fa arrossire. Oh. Questo è il mio alloggio. Essenziale, ma confortevole. Credo che si troverà bene nella mia stanza. Lei crede? Beh, spero. Ah, lei spera. Il letto non fa. A noi militari piace così. Troppo duro, eh? Troppo poco duro. Ah, sì? Aver insegnato a noi istruttrici che il legno di notte forgia carattere. Mai provato, capitano? No, il legno? No, ma proverò. Proverò. Io andare? Lei va. La valigia, I nostri letti sono vostri. Ehi, che entusiasmo! So che siete abituati agli alberghi a 5 stelle. Infatti, però... io lo trovo rivoltante. Dormire in questa specie di accampamento. Spero solo che non lo venga a sapere Stephanie. Ah, se non è il letto di un principe ereditario, lei non ci dorme. A me in fondo non dispiace qui. È carino. Naturalmente sceglierò il tuo letto. Valigia, grazie. Ragazze, il bagno è in fondo al corridoio, ordinato e pulito, e vorremmo anche che rimanesse tale. E la informo che non si fuma in camerata, signorina. Non disperate, ragazzi. Se dormire in tenda per noi sarà troppo scomodo, potremmo ritornare a fare un pisolino nelle nostre amate brande. Ma non quando ci siamo dentro noi, dormiglione. Ti cedo il mio letto? Ah, sei tu, lo disinfesto. No, lascia. Te la porto io la valigia. Grazie. Scusa, ti dispiace se lo porto via? Ci sono molto affezionato. No, tanto io dormo senza niente la notte. Ah, dormi senza cuscino? Ma no, senza niente addosso. Ma quanto pesa? Che c'è dentro?
Il mio personal. E che porti? Le mutandine di piombo? Ma cos'hai capito? Il mio personal computer. Ah, scusa. Proprio sicura? Sono sicura. Grazie per la gentile accoglienza. Ok. Mi raccomando, non me la sciupare. È importante per me. Sì? E non osare sognare altri che me. Allora? Oh, colonnello. Non è male la sistemazione, eh? Ottimo e abbondante. Beh, non potevamo legarlo alla preside. È un dovere. Dovere di cavalleria. Bene. Molto. Allora. Buonanotte, capitano. E buonanotte, colonnello. Buonanotte, capitano. Buonanotte, colonnello. Buonanotte, capitano. Buonanotte, capitano. Buonanotte, capitano. Buonanotte, capitano. Buonanotte, capitano. Buonanotte. Buonanotte. Ehi. Le piace, capitano? Ho fatto riprodurre fedelmente la sua stanza. Questo letto non va. Cosa, capitano? È duro, come piace a lei. Troppo poco duro. Questo, via. Io ne faccio a meno. A noi capitani ci è stato insegnato che il legno di notte forgia il carattere. Oh. Bene. Che uomo. A dormire. Capitano, allora io dormo? Lei dorme. Ya. Aiuto, Goldani! Aiuto! Aduna! Aduna! Adunata! Adunata. Ha forgiato il carattere? Sì, abbastanza. Ehi, il capo! Scavalchiamo il muro! Ma non vedete che il cancello è aperto? Beh, se senti corrente lo chiudiamo. Ma non vedete che il college è completamente abbandonato? Non c'è anima viva dentro. Manca pure quella rompiscatole della cameriera. Ho capito. Cosa? Tu vuoi andare ad avvisare la polizia perché il college è incustodito. Così non sospettano di noi, sì, bravo, sì, giusto? Sì, così ci mettono uno sbirro di guardia. Bestie, dite tante di quelle cretinate che dovrei mettervi la museruola, come a dei cani. Su, chiudete quelle boccacce e seguitemi. Agli ordini, agli ordini capo. Capo. Carica! Posso, colonnello? Ma certo. Nella sua squisita ospitalità e in via del tutto eccezionale, oggi il colonnello Madison ha concesso che l'alzabandiera sia eseguito da una delle ragazze del college. Ah, bella ospitalità, qui già ci sfruttano. Se siete tutte d'accordo, io avrei pensato ad Arianna. Io l'alzabandiera non lo faccio, mi vergogno. Ma su, Arianna, vai e dimostra a questi omacci che sappiamo fare l'alzabandiera meglio su, di loro. Coraggio. Vai col tacco che uccide. Ok. Adesso si ride, ragazze. E bravo, fa gli scherzi. Sì, però lo scherzo che hai preparato tu è meglio. Attenti! Attenti! Attenta! Zitto tu! Si è bloccata! Come mai? E ora che facciamo? Non possiamo lasciarla così. Non siamo mica in lutto, eh? Per fortuna no.
Sì, brava Arianna, Arianna, pensaci tu. Arianna, dai. Dai. Che brava, non la ferma nessuno. Io, ragazzi, scusate, ma non so che fare. Le chiedo il permesso di intervenire. Permesso accordato. Grazie, signore. Su, non ti demoralizzare. Le galline non volano, lo sanno tutti. Le aquile, invece, sì. Grazie, grazie. L'ha legata male apposta perché si bloccasse, no, vero? E io questa me la leggo al dito. Ma che dici? È che certi nodi andrebbero lasciati ai marinai. E certi marinai andrebbero lasciati subito. Dai, cosa fai? Io faccio ferma. Io vado io. E allora? Sto fermo, basta. Insomma, mani a posto. Come osa tu? È inaudito. Ma come si permette una collegiale di aggredire un cadetto? E come si permette, cadetto, di mettere in ridicolo collegiale? Oh, ma questo è naturale. Noi siamo troppo superiori. Oh, cosa vuol dire? Lei mi sfida? Sì, io sfida. Una sfida. Una sfida. C'è una sfida? Però potrebbe essere divertente. Può anche darsi. Forza, capitano, si ristori, su, bene! Non è corretto! Forza, capitano! Forza! Müller! Cara signorina Müller, la informo che i miei muscoli sono tesi come corde d'acciaio e i miei polmoni sono gonfi come dirigibili e i miei occhi vedono già il traguardo, perciò a tutte loro! Il capitano Salice è più veloce di Speedy Gonzales! Ma quale Speedy Gonzales, colonnello? La Müller è bravissima, imbattibile, vincerà! Siamo disonorati! Io ho vinto! E tu hai perso! Esatto! Valdani! Da non credere! Un collegio vuoto, incustodito, e dentro non si trova un cavolo da rubare! Ci sono portate via tutto, queste malfidate! Scusa, capo, mi è venuto da abbaiare! Scusa, capo, scusa. Sei una bestia anche quando mangi. Però ti hanno usato le provviste. Almeno abbiamo qualcosa da riempire lo stomaco. È giusto, capo. Con la fame che avevo. La porta della dispensa era chiusa, ma noi l'abbiamo sfondata. Siamo meglio della banda Bassotti. Quindi, nelle rilevazioni topografiche a terra... Nelle rilevazioni topografiche a terra... È necessario. Che il punto rilevante... Che il punto rilevante... Si trovi in una zona sovrastante. Sovrastante. Alla zona di interesse. Alla zona di interesse. Baldani, vuole fare lei la lezione? No, signore. E allora stia zitto. Sto zitto. Bene. Bene. Questa è la nostra cartina topografica. Mi picchia su una mano. Scusa. Dato il nostro punto rilevante, il punto rilevante in alto, la freccia, Baldani, la freccia, il punto rilevante, esatto. È chiaro? E la nostra zona operativa a sinistra, qua giù. Qui, Baldani, la nostra zona operativa, esatto. A sinistra e non a destra, chiaro? Bene, ora il nostro punto X in alto, Baldani, in alto, ma dove va? Qui è il punto X. Qui è il punto X, è chiaro? Vi vedo distratti, non vi distraete! Allora, questa è la nostra planimetria. Il nostro punto rilevante dirige verso questa precisa posizione. Bene, la forza nemica è dislocata qui. Ora, se noi spostiamo il nostro punto rilevante da questa parte, cosa otteniamo? Pieni di entusiasmo questi ragazzi, vero? Certo, signor capitano, ho fatto filetto. Modestamente. Ma come si permette? Baldani, ma che cosa fa? Filetto! Si vergogni! Per esempio, dai. Ehi, Paul, cosa fai? Le 4. Ci siamo, questa è l'ora del bagno. L'acqua calda arriva solo alle 4. Beh, che ci importa? Ti importa, dare retta a me. Su, andiamo.
prima cancelli tutti quei segnacci che ha fatto sulla mia planimetria. Agli ordini, signor capitano. Cancello. Cancello. Ecco, così, bravo. Ha finito, Bandani. Sì, signore, ho cancellato. Qui è peggio di un percorso di guerra. Sì, rilevante che è posizionato qui in alto. Se la nostra zona operativa è a destra. Toilette. No, cioè no, a sinistra. Anch'io. Andate. Volevo dire. Abbiamo bisogno di due binocoli. Motivo? Controllo recinti. Siamo autorizzati dal capitano Salice. Ah, mettete una firma qui. Ehi, con quale nome firmiamo? Un nome qualunque. Fa tu. Prego. Grazie. Grazie. Prego. Carletto. Boh! Tu lo fermi, chi va là? Bravo, è dormendo che si fa la guardia. Lo sai quanti giorni di rigore ci sono per chi si addormenta in servizio? Su sì, sono 20 giorni di rigore. Però qui ti si chiudono gli occhi, non succede mai un cavolo. Ti sbagli. Sta per cominciare un grande spettacolo ed è a luci rosse. Oh, ma che è aperto un cinema? Mi fate vedere, per favore? Voglio vedere anch'io. Ma che c'è da pagare il biglietto? Ditemi quant'è e fatemi vedere. Ragazze, gravissime notizie. I cadetti si sono appostati sulla torre per spiarci. Ah, bene, stupendo. Facciamogli uno streak e porci. Dobbiamo dargli una lezione. Ragazze, forse un'idea. Mi servono dei reggiseni e del filo. Io dei reggiseni passati di moda. E io il filo. Già, chiaro, il filo di Arianna. Oh, che carrozzerie, così lussureggianti, sinuose. E voglio vedere anch'io, no? Diego! Diego, ti prego, fammi vedere. Paul, fammi vedere tu. Dopo, dopo. Paul! E Arianna! O almeno dimmi cosa fanno. Niente, non si vede niente ancora. Fatelo pure a me. Beh, sparo! Diego, dai, fatemi vedere, dai! Ecco, è il grande momento! Stanno cominciando a spogliarsi tutte! E fatemi vedere pure a me, no, dai! E piantala! Ehi. Non turbare questa luce! E vale pure io! Fanno tre segni! No! Hai ragione! Ma sono marziane! No! Si può sapere che cosa state facendo lì sopra, voi tre? Ci stiamo esercitando in rilevamento topografico, signore! Ah, sì? Molto bene! Allora vi do l'incarico di tracciarmi una mappa millimetrica di tutta la zona intorno alla caserma. Va bene? Sì, sì, signore. E la voglio tra un'ora. Va bene? Sì, signore. Sì, signore. Sì, signore. Io ho il sospetto che le ragazze ci hanno fregato. Forza, muoversi! Muovetevi con quegli attrezzi! Avanti, muovetevi! Scattare! Oggi daremo inizio all'operazione College! Dai ragazzi, forza, su! Dai ragazzi! Il comandante vuole che i lavori siano terminati nel minor tempo possibile! La vostra missione è riparare i danni arrecati dal fulmine! Formerete due squadre! Una capitanata da Baldani e l'altra da Marco Poggi! Salire! Dai ragazzi, su, veloce! Grazie, signor capitano, gentilissimo. Parti! Parti! Cosa fa? Metta via quel fazzoletto! Come voi sapete bene, comandante di base e suoi uomini fanno di loro meglio per aiutarci a superare il momento difficile. Gruppo di cadetti ripareranno il nostro tetto e dobbiamo trovare modo di contraccambiare cortesie che stiamo ricevendo. Perciò ci stepiteremo con nostra fatica e nostro sudore. Vi ordino di trasformare questa caserma in uno specchio. Via operazione pulizia! Squadra, attenti! Riposo! Molto, molto bene! Molto, molto bene cosa? Tutto questo! Tutto questo cosa? Beh, la sua squadra. Mia? Sì, sua. Se mia, tu deve cosa? Sgomberare. Tu sgombra? Basta ora, al lavoro. Squadra dietro, front, marsch! Mm.
Scusa, posso? Se ne accorge il caporale, però. È questione di sopravvivenza. In bocca al lupo. Forza! Scendere, scendere! Non ne potevo più. Muoversi, avanti! Avanti, tutti in riga qui! Non spingere. Molto bene, miei valorosi. Allora, adesso, tutti a mensa. Come? A mensa! Andiamo su, ragazzi! Andiamo. Ma che succede? Non li ho mai visti così contenti di andare a mensa. Deve essere perché ha cambiato il cuoco. Ah! Anzi, se permette, andrei anch'io. Va bene, vado. Arrivederci. Come si permette, Baldani? Cordon bleu. Cavoletti di Bruxelles e Aragosta in Bella Vista. Grazie, Arianna. Basta così? Sì, voglio stare leggero. Spero che la cena le vada di traverso, cadetto Poggi. Veloce il servizio, eh? Signorina, potrei avere un menù? Io quelli là non li sopporto più. Oh, a chi lo dici? Io poi costretta a servire a tavola. Pensa se lo sapesse Stefani di Monaco. Andiamo, va. Sì, sì, grazie. Qualunque cosa, purché sia tua cucina. Cammina, non dargli retta qui. Il mio cuore è esploso per lei. Ragazze, io vado a fare un ciclo di lavaggio. Arianna, sei impazzita? No, il problema è che ho lavato talmente tanti piatti che ho una crisi d'identità. Sarebbe a dire? Mi sento una lavastoviglie. Oh. Guardate che schifo. Questa puzza di fritto della cucina ha rovinato i miei bei capelli con lo champagne naturale. Valli! Sono rimasta bloccata. Oggi ho sollevato troppe pentole. Adesso i cadetti vi faranno vedere. Baldani! Mi aveva detto che all'inizio lo dicevo io. Lo dico io. Adesso i cadetti vi faranno vedere come si esegue un percorso di guerra. Dopodiché proverete voi. Pronti? Seconda squadra! Pronti? Fase 2. Effettuata. Confermo. Prendere posizione. Fatevi onore. Baldani, mi aiuti lei? Guarda con i giani! Chanel! Ma chiodi? Marco, questa me la fai! The school XP Henry was made on a bed. But it seemed to be class number four. She used to play old games, although it was not the same. But the teacher called her to, she had to study hard. College, college. Urra. Anche questa me la pagherà. Bene, bene, bene. Voi 1:20. Loro sono sopra gli 8 minuti ormai. Oh! Sta ridendo lei? Certo, sì, che rido. E di cosa? Di cosa? Mi sembra chiaro perché rido. Oh!
Che vuol dire? Non ha capito? Mi sfida? Io sfida! 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 Lo sa cosa rischia? Di demolirla! Canaglie, sono degli artigli. Che fa, si arrende? Non si arrende mai. Brava! Io e tu hai perso. Esatto, hai perso. Beh, finalmente le cose sono tornate a posto. Gli uomini a combattere e le donne a cucinare per loro. È così che deve andare il mondo. Bravo! Durerà poco, purtroppo. Vedrete, appena loro se ne vanno, torneremo noi di corvée. E mangeremo sbobba. Claro. Ma solo quando nosotros terminiamo i lavori. Beh, con questo che vuoi dire, Marco? Oh, io niente. Sono un perfezionista. Per fare le cose a perfezione, può esserci bisogno di moltissimo tempo. Mille. Mille uno. Mille due. Mille tre. Mille quattro. Ragazze, guardate un po' qui. Siete contente? Morire. Oh no. E invece oh sì. Con questi arriviamo sicuramente a un milione. Non capisco come facciano a sporcarne tanti in una sola volta. A me questa storia comincia a puzzare. Eh già, senti che odorino questi piatti. No, secondo me ormai è chiaro che si stanno approfittando di noi. Lo dici anche tu? Sì, non mi convince come vanno le cose. Diamo inizio all'operazione spionaggio. Da che parte sarà la finestra? Secondo me di qua. No, da questo lato sono sicura. Dobbiamo scoprire se stanno approfittando della situazione. Da questa parte, la facciata nord. Sei sicura? Come sono sicura che il logaritmo di 1 uguale a 0. Matematico, non ci piove. Ecco. Cala il microfono. Piano. Calare microfono. La ragione per cui l'ho convocata nel mio ufficio è che volevo informare la signora preside di come procedono i lavori al college. A che punto è la riparazione del tetto? Un po' indietro, signore. Noi lavoriamo col massimo impegno, ma purtroppo il tetto è così mal ridotto che ci vorranno ancora alcuni giorni. 3 o 4 giorni, direi, non di più. Bene, glieli concedo, Poggi. Ma provveda a concludere prima possibile. È necessario abbreviare i disagi della signora preside e delle sue ragazze. Può andare. Grazie, signore. Hai sentito, Arianna? Loro battono la fiacca e noi invece ci ammazziamo tra pulizie, cucine e migliaia di piatti da lavare. Tanto che glielo fa fare a loro di sbrigarsi. Ora sono serviti e riveriti meglio che al Grand Hotel. Certo. Sì, loro vogliono che questa situazione continui all'infinito. Gli fa comodo. Perché non andiamo a dare un'occhiatina? Così, capitiamo lì come per caso. Ma se poi lavorano veramente, che figura ci facciamo? Ottima! Noi siamo venute a fargli compagnia e a tirargli sul morale. Su, andiamo! Andiamo, ragazzi! Questa è roccia che fischietta. Non sento rumore di martelli, trapani, seghe elettriche. Mi erotizzano tanti muscoli. Ma non ti emozionavano solo così, Nico Tangente? Io continuo a dire che abbiamo fatto un buco nell'acqua. A me più che un buco è sembrato un tuffo. Andiamo a vedere. Sebo, non ho mai capito che differenza c'è tra il ping pong e il tennis. E infatti sei una schiappa. Ecco, ha parlato Borg. Puoi dirlo.
Dai. Su, smettila di poltrire, nuota. Non ci si può abbronzare in pace qui. Ehi, dov'è Roccia? Non lo so. Li hanno visti? Ma quanto lavorano? Capito i soldatini che faticano tutta la giornata per aiutare le collegiali? E noi stiamo sprecando la nostra giovinezza a pulirgli i cessi. Io da oggi incrocio le braccia, ecco. No, non incrociamo le braccia, sarebbe uno sbaglio. Otterremo solo le punizioni della Müller e senza risolvere niente. Continueremo a lavorare per loro, sì, ma per costringerli a lavorare per noi. Chiaro il concetto? Oh, finalmente, eccoti qua. Calma, ecco qua i corvetti per tutti. Andiamo a studiare il piano di battaglia. Sì. Due a me, Fermo. Non toccate. Avido. Ci volevano proprio. Sì, mi era venuto un languorino. Chiedi se ce l'hanno ancora. Cominciano molto. Proprio a rompere. Che vuoi? Allora, vi volete muovere? È mezz'ora che aspettiamo. Su, calma, ragazzi. Ci vorrà ancora qualche minuto. Il pavimento si sta asciugando. Hai capito? Ancora qualche minuto. Sì. Questa caserma è diventata un inferno. Non ce ne può più. Quanto tempo è che aspettano? Mezz'ora. È ancora troppo poco. Sì, hai ragione. Facciamoli soffrire un altro po'. Allora, vi è piaciuta la cena? Ah, niente male. Il primo piatto aveva uno strano sapore. L'hai trovato strano? Eppure il primo era fusibili in brodo. Con cosciotti di cavallette, testicoli di pipistrelli, bava di cane randagio e per finire una spolveratina di forfora di Lawrence Derby mandata per posta. Per secondo! Sformato di cane chihuahua, con fegatini di topi di fogna, con occhi di bue muschiato, cerume secco di bisonte e un filino di acido di pila. Scarica. Oddio, mi sento male! Scusa, Cinzia, potresti ripetermi la ricetta del primo? Mi è piaciuto moltissimo. Te lo rifarò. Dolce. Bianche, rise, tutte uguali. Fatto impazzire le collegiali. Siamo carretti, siamo carretti. Capitano Salice? Padra! Capitano, sia più civile. Le sembra questo il modo di far marciare i suoi soldati? Non vede che le ragazze sono impegnate in difficilissimi esercizi yoga? Per poter fare queste cose si ha bisogno di concentrazione, meditazione e assoluto silenzio. Chiaro? Ma io devo far esercitare i miei uomini nella marcia. Chiaro? Lei esercitarsi altrove. O vuole che io dica mia preside di lamentarsi con suo colonnello di sua scarsa collaborazione? Va bene. Toglietevi gli scarponi. La dottoressa Müller ci ha angelicamente richiesto una piccola cortesia. Via, via, veloci, veloci. Su, fate silenzio. Non turbiamo la loro concentrazione. Pronti? Prendete gli anfibi in mano. Avanti, sbrigatevi, ragazzi, tutti in riga. Dietro! Dietro, front! Avanti! E avanti! Marsh! Un, due, piano, piano. Non sbattete quei piedacci. Passo, passo, passo. Ah, vi ho colte sul fatto. Ridete, eh? Vi facciamo dei favori e voi ridete di noi. Sì, ridiamo di voi. Eppure ci siamo prestati a fare ciò che avete chiesto. È così che ringraziate voi? No, così ringrazio io. Che vuol dire? Non capito. Sfida? Sì, sfida. Marcello! Posso fare qualcosa per voi? Quanto vuoi? Per cosa? Per il retrobottega. Niente. Allora che nessuno ci disturbi. Chiaro? Chiaro, chiaro. Venite, vi accompagno. Allora, sfida! L'ultima sfida! Pronto? Una notizia incredibile! Mm-hmm.
Vuole bere qualcosa? Un caffè per me, una cioccolata per la piccola. Ha un calo di zuccheri. Miollerina, vieni fuori, bimba. Eccomi, padrone. Ah, lo hai capito adesso chi comanda, eh? Questa volta hai vinto tu. Già, questa volta ho vinto io. Facciamo rivincita. Lei ci ha fatto onore. È bravo il nostro capitano Salice, eh? Eh sì, eh. Perché non ci sfidiamo anche noi? Però il contrappello. Oh, ma pure questo contrappello. Purtroppo. No, il contrappello. Su, prima finiamo quei lavori, meglio è. Andiamo. Sì, ragazzi, io di notte non riesco a dormire, lo sono. Non potremo. Camilla, vuoi continuare a mangiare quella roba? No. Non parlate, ho svegliato il capitano. Piano. Non sveglia quello. Carletto, sta attento a dove metti i piedi. Non fare errore. Ma per terra li metto i piedi, no? Parla qui fuori. Che succede? Baldani, Baldani, si muova. Mamma, che cosa fa Baldani? Che succede qui? Un tentativo di diserzione? No, signore. Io e i ragazzi stiamo andando a caccia di pipistrelli. Sa, spaventano le ragazze. La notte gli entrano in camera dalle finestre. Molto bene, Marco Poggi. Potete andare. Grazie, signore. Buonanotte, signore. Ma che grazie, signore. Pipistrelli ha detto questo. Torneremo carichi di prete, signore. Buona caccia. Ha visto Baldani? Sì, signor capitano. Sono veramente fiero di quei ragazzi. E allora si muova. Faccia qualcosa anche lei. Ma che cosa fa? Le ho detto di fare qualcosa, Baldani, non la marionetta, ma non capisce mai. Via, via, torna in branda. Piano che qui casca tutto, mi raccomando. Non ti preoccupare, Carletto, da piccolo ho fatto il muratore. Allora. Scusa. Roccia, tu non dovevi fare il cadetto. Dovevi fare il guastatore. È vero, non ci avevo pensato. Sono ancora in tempo. Su, Carletto. Roccia, tu non dovevi fare il cadetto. Dovevi fare il rebista. È vero, è una carriera a cui non avevo pensato. Spaccatemi, non vedo niente. Lasciatemi passare, sono il vostro capitano. Lasciatemi passare. Prima di... Dov'è il mio prima cappello? Prima di procedere alla... alla riapertura del nostro college restaurato, voglio scoprire una targa commemorativa che sarà testimonianza alle future allieve del nostro college del nobile gesto che i baldi cadetti dell'Accademia Admiral hanno compiuto e verso i quali rimarremo eternamente debitrici. Oh, grazie, grazie di questo delizioso gesto. È una targa bellissima. Brave, brave. Ma dove sono? E ora? Ora procediamo. Ma forse le manca qualcosa? Forbici, non so come tagliare il nastro. Posso offrire in guardia la mia sciabola? Colonnello. Quale onore. Fermi. Prima di entrare, pulirsi le scarpe. Tutti. Se vuole riprendere sfida, io sono pronta. Con immenso piacere.
Non capisco che succede, capitano. Non si impicci, Baldani, è roba personale. Mi dica tutto, capitano. Voglio Baldani, sapere che cosa avete fatto lei e la Müller. Si tolga di voi. Mi sono sembrati solo 10 secondi. Per l'esattezza sono stati 7.396 secondi esatti. E sono stati tutti secondi fantastici. Però sei brava a fare i conti. Sapevi che sono un'ombra dal sangue caliente? Io non parlo spagnolo, ma conosco una lingua internazionale. Beatrice, vous êtes la femme la plus jolie du monde. Charmant, praticamente divino. Sai, mi piace moltissimo la tua compagnia. Volevo dirti se qualche sera possiamo uscire insieme. Ah, volentieri! Magari possiamo anche andare a farci una bella corsetta, eh? No, e allora è meglio che ci sentiamo per telefono, eh? Sai, Marco, nonostante tutto sono abbastanza contenta di aver trascorso questo periodo da voi. Ti ho conosciuto meglio, ho visto cosa fai ogni giorno. Sai, non vorrei ritrovarmi a dover rifare quello che ho fatto in questi giorni, perciò ti ho portato un regalino. Che carino. Che cos'è? È un bel parafulmine nuovo per il vostro tetto. Come sei romantico.